quando arriva in Sardegna il turista, senza venire ad Orgoso, non è turista. Se non viene a Orgoso il turista, no? Questa è una mentalità che è fatta a livello turistico, no? A livello turistico conta solo Orgosolo, no? Per quanto riguarda le escursioni turistiche, dei turisti, no? Certo vengono con certe illusioni, no? Il più che vengono sono i continentali, no? I milanesi, i turinesi, e anche Alt'Italia, no? Anche di altre nazioni, ma il tedesco quasi non fa queste domande, no? Sul banditismo, se ne frega, no? Il più è i milanesi che lo fanno, no? Anche durante quest'estate, no? Sono arrivati, no? Uno o due, no? E cercavano i banditi al corso di Orgosolo. Dove sono i banditi, facevano, no? Anche una donna, c'erano due o tre uomini. Lo vogliamo vedere, no? E c'erano ragazzini di Orgosolo, no? Che li hanno presi così, no? Li hanno sbracati così, come una buffonata, no? Sono qui, facevano, no? I banditi, no? Il pacco è arrivato. Che devo fare? Domattina, appena fa giorno, con quella macchina, fate la strada di Monti. Passate per Alla dei Sardi, per Budurè, per Bitti. Proseguite fino a Orune. Quadrivio di Nuoro, scendete per Macomer. Stessi segnali. Incontrerete qualcuno. Il prezzo già lo sapete, vero? Si è sempre detto 500.000, no? Posso portare qualcuno con me? Fate attenzione a non dare nell'occhio. L'idea mi è nata dopo aver letto sull'Espresso una notizia, era un piccolo servizio, che diceva che era invalso l'uso tra i turisti che andavano in Sardegna di cercare di andare a trovare a pagamento il bandito più famoso, che allora era Mesina, oppure anche altri, ma insomma di andare un po' a vedere dove si nascondevano, i luoghi dove vivevano, eccetera. La cosa mi colpì molto perché rispondeva un po' a un'idea che io già avevo di che mi era nata dopo aver constatato che il fenomeno del banditismo, come altri fenomeni sociali gravi che c'erano allora e che molti ci sono ancora adesso, erano un po' visti dalla, diciamo, dalla borghesia, ma da larghi, larghissimi strati degli italiani, come fenomeni da baraccone. Cioè, quello che interessava non erano le ragioni che c'erano dietro certi fenomeni, come prendiamo il banditismo, ragioni antiche, profonde, sviluppatisi in secoli di disperazione, di miseria. Tutto questo non interessava. Quello che interessava era l'aspetto rotocalchistico, diciamo, l'aspetto dello spettacolo, affacciarsi alla finestra o al palco dell'opera, vedere uno spettacolo. E per avere questo tipo di emozioni si era anche disposti a pagare. Ah, sta arrivando qualcuno. Di, quanti anni hai? 13. Ma tu chi sei? Io vi devo accompagnare. Andiamo. Tu lo conosci, Taddeo? Io no. E allora come mai ci accompagni? Mi hanno detto di fargli questo piacere. Non hai paura dei carabinieri? No. E come no? Lo sai che possono arrestarti? E come fanno? Se mi vengono a prendere, me ne scappo. Ma tu ci vai a scuola? Sì, faccio la terza media. Oggi non ci sei andato, però. Oggi dovevo fare questo piacere. Ma dove ci devi portare, lo sai? Certo. E dove? Ve lo dico quando siamo arrivati.
Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Tieni, no, no. Arrivederci. Arrivederla. Ciao. Arrivederci. Qui vengono molti turisti credendo di trovare i banditi per la strada, per la via. Magari mal informati dal cinema, dalla televisione e dai giornali. Sono andato in Sardegna e ho approfondito, ho cercato di capire il fenomeno tenendo sempre presente questo fatto, che mentre, e io cerco di dirlo nel film, ci sono appunto delle ragioni molto profonde di carattere sociale che nascono dalle condizioni ambientali, mentre c'era tutto questo, quello che interessava invece era un aspetto estremamente superficiale, mondano. I soldi. E chi mi dice che lei è Taddeo? Mi dovete credere sulla parola. Non sono io Taddeo. Bene, e a occhi aperti non si può. Perciò dovete pendare, a lei. Siamo arrivati. Potete togliervi le bende. Bene arrivati. È lui. Taddeo, piacere. Lieta. Taddeo. Taddeo, piacere. Tassoni, piacere. Taddeo. Taddeo. Si metta giù in ginocchio, per favore. Miri verso l'alto. Perfetto.
Fermo così. Bene. Bravo. Miri dritto davanti a sé. Un'espressione più cattiva la sa fare. Sì, insomma, una faccia più dura, più in carattere. Eh? Come ti sei calato nel personaggio di Messina? Se Messina esisteva realmente, quindi non era difficile far corrispondere la sua figura reale e, diciamo, questa critica, cioè l'interpretazione stessa di un personaggio che io ho reso nevrotico, come hai detto tu, no? Cioè che assomiglia un po' ai personaggi tipo Grazie Dio, pugni in tasca, soltanto che allora era un mio modo di essere trasgressivo nell'espressione, no? Cioè di renderlo in quel modo per dare una certa carica critico-espressivo. È successo in un bar, vero? Già, sono entrato di corsa e ho sparato una raffica. Muscara è crollato subito. Una seconda raffica gliel'ho sparata quando era a terra perché si muoveva ancora. Prima stavo male, ma poi ho potuto dormire finalmente. Era come se mi fossi tolto un peso. Poi c'è stata la sera di San Silvestro. Come andò quella sera? Come andò? Avanti, ce lo racconti. Ho sfondato la porta e me li sono trovati tutti e tre lì, seduti davanti alla televisione. Tutti e tre chi? Muscara, la moglie e il figlio piccolo. Ho vuotato un caricatore da 40. Adesso nessun Muscara dirà mai più che farà la pelle a un Taddeu. Che altro volete sapere? Quanti anni aveva quel bambino? Non lo so. Non lo so, perché non è vero. Perché non è vero niente. Non ho ammazzato nessuno. Sono innocente, capito? Dovete credermi. Dovete credere quello che dico. Non ho ammazzato nessuno io. Siamo innocenti, sì signore, siamo innocenti. Quello che è entrato nel bar e ha sparato, aveva la faccia coperta, non ero io. Hanno dato la colpa a me perché non mi posso difendere. Perché sono scappato dal carcere. Neanche quella notte ero io. Non l'ho ammazzato io quel bambino. Non ero io. Danno la colpa a me di tutto quello che succede in Sardegna, qualunque cosa. Se in questo momento stanno ammazzando qualcuno, chi è che lo sta ammazzando? Taddeu. Ma Taddeu è innocente, ditelo pure che sono innocente quando tornate giù. Se non ci credono, che vengano da me. I giornali non dicono la verità. La verità è che non ho mai ammazzato nessuno, capito? Nessuno! Quando è che ci ha preso in giro? Prima o adesso? Taddeu non prende in giro nessuno. Ma insomma, qual è la versione vera? Secondo voi, perché gli avrebbero messo addosso una taglia di 10 milioni? La scelta degli attori rispondeva a un criterio molto preciso. E cioè, io volevo fare un film di contenuto, non voglio dire impegnato perché la parola mi è insopportabile ed è anche abbastanza abusata, ma diciamo un film di spessore, un film di contenuto. Però, come tutti credo, volevo anche che questo film, oltretutto prodotto dalla cinematografia di Stato, eccetera, quindi con certe difficoltà, che allora cominciava, fu uno dei primi che fece l'Itannoleggi, e che quindi non aveva ancora delle strutture per una larga circolazione del film, non aveva un grosso listino di distribuzione, eccetera. Quindi volevo che questo film, proprio perché aveva un contenuto, avesse la più larga circolazione possibile, e questa è un'aspirazione legittima di qualunque autore.
Per cui, per il gruppo dei turisti, ho scelto degli attori che venivano dal cinema di confezione, diciamo così, da un cinema più leggero, più frivolo, più commerciale, meravigliosi attori, intendiamoci, ma che avevano un certo background. Per creare il contrasto tra la figura del bandito e questo gruppo di turisti, per crearlo, per sottolinearlo in tutti i modi possibili, per il bandito invece ho scelto un attore che aveva un background completamente diverso, e cioè tu sai benissimo che aveva fatto il film di Bellocchio, I pugni in tasca, eccetera, che aveva anche una formazione, oltre che aver fatto un certo tipo di cinema, aveva anche un certo tipo di formazione, un certo modo di recitare, completamente diverso. E aveva anche una certa carica nevrotica, diciamo così. Adesso però dovete correre. Correre fino a che vi si spacca il cuore. Ve la sentite? Eh? Là, guardate là. Dovete correre, perché se no adesso ci sparano loro. Parente, non fare il nuda, nuda, non tenere il suo cuore, a fare il suo bandito uccidere il cuore, se ti spaccavo, no, e cammina, corre, corre. Siete troppo dei signorini voi altri! Cammina, ando, il signore!
La critica reagì bene, devo dire, bene. Il film, come sai, fu invitato al Festival di Cannes, eccetera. Poi eravamo nel 1968 ed è stato l'anno in cui non solo si è saltato il festival, ma proprio si sono attaccati al telone bianco e l'hanno strappato, quindi hanno impedito la proiezione non del mio film, ma la prosecuzione del festival. Proprio quella sera doveva andare su il film mio, tanto io rimasi attaccato alla scaletta dell'aereo e non sono più partito. Quindi dalla parte della critica bene, da parte del pubblico, se per pubblico si intende un box office elevato, ti devo dire che la caratteristica per me dei protagonisti è non solo di essere il mio primo film come regista, ma anche di essere quello che ha incassato meno di tutti gli altri. State giù. Là. No, più su, vicino alla cascata. Radio. Attenzione, attenzione, gabbiano 1 a gabbiano 2. Dirigersi tutti alla sorgente. Ripetete, prego. Passo. Pronto, pronto, ripeto, messaggio ricevuto. Gabbiano 1 a gabbiano 2. Dirigersi alla sorgente. Passo. Bene, ricevuto. Passo e chiudo. Prima e seconda squadra con me. La terza rimanga qui. State indietro, per Dio, state indietro! Non è roba per voi questa.
Prima di interpretare questo personaggio, che cosa sapevi di Messina, della Sardegna? Sei trovato a tuo agio? Mi sono trovato a agio nel senso che il mio metodo è anche informarmi sul luogo, con la gente, chi è Messina, eccetera. Quindi non partire dal mito che sia da lui, che sia vera da lui sui giornali, eccetera, per sentito dire, e sentire dalla gente stessa. Allora, signor Scurria, cosa ne pensa del mio? Volevo sapere soltanto questa domanda: cosa ne pensa del banditismo sardo? Allora, si spieghi. Il banditismo sardo, soltanto il banditismo sardo.